bio e sostenibilità non sono una moda, sono una scelta. Sì, senza dubbio ci deve essere una scelta etica e una sensibilità che ormai sta maturando. Tuttavia occorre fare chiarezza sia per il consumatore sia per coerenza. Occorre parlare di dati oggettivi. La certificazione biologica è il massimo livello di certificazione riconosciuta a livello comunitario e si fonda sul rispetto delle direttive europee che vietano l'utilizzo di sostanze chimiche di sintesi quali antiparassitari e di diserbi chimici, per fare un esempio e per semplificare. Pertanto sono parametri oggettivi, occorre la serietà e quindi occorre una grande dedizione, fermo restando l'importanza di una sensibilità, di un'attenzione a questi valori della sostenibilità che, considerati a 360 gradi, sicuramente contribuiscono per portare attenzione a questa realtà. Ecco, noi ci teniamo molto, quindi applichiamo dal 2014 le regole del biologico, siamo certificati dal 2018 per 53 ettari vitati. È un punto di orgoglio, non ci fermiamo qui, perché parimenti noi cerchiamo di scegliere fornitori, cerchiamo di scegliere i materiali, quindi rimane il punto di partenza, ma è una certezza, quindi non va fatta confusione, occorre approfondire e comprendere che questa è la regola e il dato oggettivo. Ecco, una scelta che però a volte non è facile, ci serve un impegno e scelte a volte che non pagano nel breve termine e scelte è un impegno molto difficile. Certamente, fare biologica è una scelta onerosa, ci vuole una visione. Occorre considerare il vigneto nel suo insieme come un ecosistema, come dicevo, vegetazione, soprasuolo, sottosuolo, tutto deve essere in equilibrio perché funzioni, ma per fare questo vuol dire avere il doppio del personale, vuol dire costi per un'azienda effettivamente, sono costi che non possiamo riversare immediatamente sul consumatore finale perché è una scelta aziendale, tuttavia costituisce per noi l'unico modo di fare vino e in questo senso anche tutto il nostro team è orientato, ci crediamo, vogliamo fare bene e credo che questo trend verrà anche apprezzato perché il consumatore ora è più attento, si sceglie il cibo a chilometro zero, si indaga l'origine di tutto quello che fa parte del nostro benessere e anche nel vino, se si fanno esami multiresiduali, si può vedere quale prodotto chimico viene utilizzato in campagna. Noi abbiamo traccia di tutto questo e facciamo del nostro meglio per offrire un prodotto integro e garantire il consumatore in questo senso. Infatti dicevamo digitalizzazione, ricerca, tutti aspetti sicuramente importanti, ma non bisogna dimenticare che tutto parte dalla vigna, dal lavoro in vigna quotidiano, quindi c'è anche una passione, un amore per questa terra da vivere e da camminarci sopra tutti i giorni. Sì. Tra l'altro in questo periodo post-Covid la nostra scelta di vita, che è quella di dedicarci alla natura in questo senso, mi sembra sempre più condivisa. Abbiamo avuto un boom di richieste, di esperienze in queste terre, Custoza e in tutte le meraviglie che caratterizzano l'enogastronomia di questi luoghi, quindi nei 9 comuni che fanno parte di questa denominazione. Qui offriamo, nella semplicità della nostra cultura di campagna, delle emozioni, dei momenti, delle degustazioni, tra virgolette, anche alternative. Può essere il picnic in vigna, può essere la passeggiata a cavallo, in e-bike, la passeggiata lungo i sentieri del Risorgimento italiano, perché qui siamo proprio nel luogo delle Guardie d'Indipendenza. Qui la degustazione ora è offerta in questi filari dove c'è un distanziamento naturale, dove si gode della sicurezza e si può apprezzare quello che è la convivialità di cui abbiamo bisogno in un ambiente sano e che ci consente di veramente di rilassarci e di staccare dalla quotidianità. Ecco, quindi questa rinascita è all'insegna del local, della valorizzazione di quelle che sono le realtà autoctone. Noi coltiviamo solo vigneti che sono indigeni, di territorio. La nostra visione, come dicevamo, è il biologico, il sostenibile, quindi una purezza espressiva e tutto questo è a disposizione di chi vuole venire a conoscerci 7 giorni su 7.